Concilio che è concluso più di 40 anni fa, ma nella nostra cattedrale di Oristano, nonostante diversi tentativi e molte discussioni, non si è ancora proceduto alla sistemazione definitiva dell'altare. È giunto il momento allora di prendere una decisione a tale riguardo. E io voglio prendere questa decisione solo dopo aver riflettuto con voi sull'importanza di questo adeguamento e sulle norme da rispettare nel portarlo a termine. Per la verità, abbiamo iniziato questa riflessione già nel mese di aprile, quando abbiamo organizzato un seminario di studio, al quale abbiamo invitato degli esperti nel campo della teologia, della liturgia, dell'arte, nonché i massimi responsabili della sovrintendenza per i beni culturali, per il patrimonio artistico della Sardegna. Il frutto di questa riflessione è ora disponibile in un opuscolo che abbiamo pubblicato e che abbiamo diffuso nelle parrocchie. Speriamo che abbiate letto questo opuscolo, e se non l'avete fatto ancora, che abbiate la possibilità di farlo. Nelle mie prossime catechesi, a cominciare da questa, ad ogni modo, mi rifaccio a quell'opuscolo, in modo particolare a un contributo, a quello di Don Fabio Trudu, sulla teologia della Chiesa Cattedrale. Come vogliamo condurre ora questa riflessione? Ho pensato che era molto utile, anzitutto, conoscere e far conoscere la storia e il significato della Chiesa Cattedrale, rievocando alla memoria i luoghi che sono stati sedi di cattedrale nell'ambito della nostra diocesi, prima della sede attuale di Oristano, come appunto Sinis Tarros, Otoca Santa Giusta, Forum Traiani, Forum Giannis. Sinis Tarros e Forum Traiani compaiono nell'elenco delle città della Sardegna dotate di cattedra episcopale, riportato da un testo di Giorgio di Cipro già nel VII secolo. Si fa questo elenco: Carales, Turris, Senater Cornus, Sinis Tarros, Sulcis e Forum Traiani. Ho pensato anche che a questo scopo era necessario iniziare questa conoscenza, direi con la culla del nostro cristianesimo, con il luogo in cui la nostra fede cristiana è stata celebrata e testimoniata per la prima volta. Come si sa, la diffusione del cristianesimo in Sardegna all'Italia prima di Costantino. La passione di San Lussorio, di redazione alto-medievale, documenta l'esistenza di una comunità cristiana in età diocleziana, quindi siamo 284-305 d.C. Quasi sicuramente inoltre esisteva un'altra comunità di cristiani ad Otoca, l'attuale Santa Giusta, che serve alla memoria delle sante Giusta, Giustina e Elena. A Sinis Tarros sono documentati tra il IV e il V secolo i cristiani Carissimus, che viene lodato per aver seguito i precetti di Cristo, e Benevia. A partire dal IV secolo, l'adesione al cristianesimo degli abitanti della regione è sempre più diffusa e ne fanno fede i singoli cristiani ritrovati sia nei cimiteri che nella superlettere domestica. Una prima documentazione dell'esistenza di un'organizzazione ecclesiastica del territorio arborense risale al 484. Viene attestato infatti che al Concilio di Cartagine, celebratosi in quell'anno per ordine di Pugnerico, parteciparono anche i vescovi di Forum Traiani e di Senater Cornus. Il vescovo poi di Sinis Tarros è attestato indirettamente in una lettera di San Gregorio Magno del 599.
Con il trasferimento ad Oristano verso il 1070 del giudice arborense Orzocco di Zoli, anche l'arcivescovo arborense si trasferì da Sinistano ad Oristano e fu elevato dal Papa al rango di arcivescovo metropolita, avendo come diocesi suffraganee le chiese di Santa Giusta, Terralba e Usellus. La ragione di questa promozione sembra si debba ricercare nell'intento di salvaguardare il prestigio e la dignità religiosa del vescovo dalla concorrenza dell'autorità del giudice di Arborea, che aveva stabilito la sua capitale appunto nella città di Paros. Poiché comunque non fu tramandato il nome del presule arborense che portò la sede vescovile da Paros a Oristano, il primo arcivescovo arborense a noi noto rimane Theodorus, assegnato da uno storico al 1125 e documentato probabilmente anche da un Sicilio Plumbio che è stato rinvenuto nella chiesa di San Giorgio a Cavas. Nell'atto di fondazione del monastero cavalzolese di Bonaccalo, ai primordi del XII secolo, compare il nome dell'arcivescovo Homoteus. Ad ogni modo, il primo documento ufficiale teso nella stessa cattedrale di Oristano dal presule Pietro porta la data del 1131. Questa è l'unica data certa che abbiamo per dire che esisteva una cattedrale e che in questa cattedrale si era firmato questo documento. La prima sede della diocesi arborense dunque era la cittadina unico-romana di Sinistano. La diocesi di Taros però non esiste più come sede residenziale di un vescovo. Essa continua ad essere assegnata come sede titolare, cioè come sede di un vescovo che non vi risiede ma che ne porta il titolo. Attualmente la sede titolare di Taros è stata assegnata a Sua Eccellenza Monsignor Venceslao Selga Padilla, prefetto apostolico di Ulaanbaatar in Mongolia, lontano da noi.